Perugia come Venezia per mettere in rassegna davanti al mondo il meglio della produzione di documentari. Paola Cortellesi, madrina del Film Social Festival. La prossima settimana, da martedì a domenica, a Perugia parte il Perugia Social Film Festival dedicato ai documentari, madrina d'eccezione Paola Cortellesi. Rosario Carello. Perugia come Venezia. Se la mostra del cinema è un evento indissolubilmente legato alla laguna, il documentario cinematografico prova ora a trovare casa in Umbria. Ecco il programma del Perugia Social Film Festival che da martedì prossimo e sino a domenica 28 proporrà i migliori documentari con ingresso gratuito in tre cinema della città, lo Zenith, il Teatro Sant'Angelo e il Méliès. L'ideatore è un grande sceneggiatore, suoi sono La meglio gioventù e romanzo criminale, Stefano Rulli, che dice: il cinema sta male, solo il documentario si salva. Il documentario sta diventando una cosa molto importante. Prima era un cinema di serie B, sembrava, solo per dare informazioni. Invece adesso il documentario, soprattutto quello che si chiama il documentario di narrazione, è la parte più viva del cinema italiano. I giovani autori partono attraverso il cinema documentario per raccontare le loro storie, perché spesso non hanno i mezzi per farli, o forse perché questo rapporto con la realtà li aiuta a capire meglio cosa hanno dentro da raccontare. Tra i temi, tutti sociali, la malattia della mente. Un problema grosso legato ai manicomi criminali, i cosiddetti manicomi giudiziari, che devono essere chiusi e non si sa quando, come, quindi c'è un film che sarà presente proprio al festival dove colui che l'ha realizzato perché è stato chiamato proprio dalla commissione parlamentare d'inchiesta a filmare quelle cose, quindi si vedranno delle immagini mai viste di questi manicomi criminali, poi lui dopo intorno a questo ha costruito un vero e proprio film di narrazione.